Buonasera a tutti e ben ritrovati dal vostro Deluxe, l'abbigliamento oramai lo sapete, quando arriva il caldo forte non se ne può, la canottiera è d'ordine. Vabbè, a parte gli scherzi, vedete dall'immagine di video copertina il castello normanno svevo di Barletta, perché sto per raccontare la mia nuova esperienza fatta con il centro dove io, no, faccio i vari progetti, diciamo, riabilitativi. Parliamo nello specifico del Festival dei cortometraggi, se vogliamo dire, tra virgolette, cinematografici, ma comunque con tema principale lo stigma e quindi problematica, diciamo, del disagio psichico, psicologico, psichico, mentale, quindi che, insomma, è un argomento comunque molto molto delicato ed importante, che però tornerò a fare una riflessione in conclusione di questo videoclip. Allora, Festival dei Corti ovviamente è organizzato, idea presa a studio in tutto dalla A alla Z, diciamo, no, tra i vari dipartimenti di salute mentale, meglio conosciuto come CSM, in collaborazione anche con varie cooperative sociali, riabilitative ed inclusive. Allora, Festival dei Corti, la sua prima edizione in date 21-24 giugno, 21 giugno serata pre-anteprima, pre-festival, ma diciamo io con la presenza di altri ragazzi e ragazze abbiamo, diciamo, attentamente stabilito in tutte le serate molta attenzione per quanto riguarda l'andamento appunto delle stesse in tema di organizzazione e servizio d'ordine, che, insomma, chi era con noi, spero che, anzi, sono rimasti comunque contenti, ieri ci hanno dimostrato il loro appoggio in maniera più che totale. Quindi, Festival dei Corti con protagonisti non solo i cortometraggi, ma anche spazio, per esempio, nella giornata pre-festival, proprio i primissimi momenti a Giocoleria, maestro artista, no, di Giocoleria, corti, momenti di cultura, attualità, band musicali e anche monologhi, se vogliamo dire, poetici, / teatrali. Quindi serata pre-festival che ovviamente ha visto, diciamo, ovviamente la spiegazione e tutto il il fil rouge che ha portato ovviamente i vari responsabili a mettere in piedi questa bellissima iniziativa, che vedrà comunque un proseguo già ufficializzata, ovviamente a stabilire periodo che spero giugno, che diciamo è ancora un periodo un po', come dire, tranquillo, visto che a luglio agosto siamo sotto un po' l'emblema del caldo torrido, speriamo di no quest'anno. Comunque, sì, 2023 sicuramente ci sarà la seconda edizione. Quindi avevo detto, martedì serata pre-festival con presentazione di tutto quello che è stata l'organizzazione di questo festival,
anche visione di quattro cortometraggi che ci tengo a dire, perché avevo visto anche un dépliant una sera e anche sentito oltre 40 presentati, diciamo, alla domanda del progetto del festival. Ne sono stati scelti ovviamente da una giuria critica esperta, scelti in base ovviamente al messaggio che quel corto voleva trasmettere, con poi conseguenti premi nella serata finale. Questo un po' l'idea. I momenti top, quindi i corti protagonisti mercoledì e giovedì, diciamo che sono riuscito ad avere maggiore attenzione e a visionare quasi tutti i corti, per lo più giovedì rispetto a mercoledì. Comunque ci tengo a dire che in queste iniziative sono tutti vincitori e vincenti, tutti soddisfatti, nessuno assolutamente è sconfitto e deve sentirsi deluso o messo da parte. Anche perché ora lo dico, la problematica di un disagio psichico, fisico, psicologico, sicuramente è, diciamo, particolare. Può recare un po' di timore e paura, ma e questo lo dico perché io anche facendo progetti riabilitativi, voi sapete anche il nostro grande, la nostra grande perla del Bar Caffè Corsaro, protagonista anche al festival, tra poco vi dirò. Quindi praticamente secondo me deve essere un punto di partenza, cioè partire da questo disagio io vado per andare a migliorare quelle che sono le mie caratteristiche, peculiarità, qualità, potenzialità, la mia persona. Credo che tutti coloro che abbiano il mio pensiero, come l'ho espresso adesso, e chi lavora appunto in queste realtà sa benissimo. Bar Caffè Corsaro presente nella serata finale, quindi ieri, con ovviamente lo stand i nostri prodotti top, ovviamente caffè no, perché non era materialmente e concretamente possibile, ma c'erano alcuni prodotti, possiamo dire, di top class, taralli, prodotti da chi ha esperienze da in carcere qui a Trani, la birra artigianale del birrificio di Poggio Irsini, delle cooperative, questa città è Campo dei Miracoli, Gravina, quindi assaggi di birra, gusto chiara, scura, ambrata, rossa, e quindi e anche possibilità degli acquisti dello stock con le tre bottiglie di birra, due diciamo uguale, una differente, o gli assaggi anche birra, taralli, quindi ho detto tutti vincitori, tutti vinti, ma con la finalità che abbiamo imparato con questo festival, che arriviamo sempre non all'ultima, ma ad una penultima verità, quindi, e questo è fondamentale. Queste, per chi come me ha vissuto in queste serate esperienze che ovviamente migliorano sotto l'aspetto della conoscenza con altre persone, anche culturale, che dire, a buon rendere e a moltiplicarsi di queste esperienze, noi ci vediamo, sapete, sui soliti canali, qui YouTube, Facebook, Instagram. Noi ci vediamo alle prossime occasioni. Ah,
se volete vedervi i corti appunto delle varie cooperative di partinendi, li potete trovare benissimo sul canale ufficiale YouTube della ASL BT, con sezione specifica playlist Festival dei Corti, definiti con la voce Selezione 2022. Bene, grazie a voi tutti e complimenti inoltre a tutti i produttori e i protagonisti dei cortometraggi che sono stati davvero molto molto bravi e appunto protagonisti in quelli che hanno fatto, oltre anche alla presentatrice che ha in maniera molto degna, diciamo, rappresentato questo festival al meglio delle sue possibilità. Io vi saluto, buon fine settimana. Ciao!